Pace bene, è un piacere trovarvi anche oggi in questa festa tutta particolare. Oggi, il 21 novembre, noi ricordiamo la presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio. Ascoltiamo. La festa della presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio ricorda, secondo i Vangeli apocrifi, il giorno in cui Maria, ancora bambina, viene presentata al Tempio di Gerusalemme per essere offerta a Dio. Nel celebrare questa memoria si vuole sottolineare non tanto l'evento storico di cui non c'è traccia nei Vangeli canonici, quanto il dono totale di sé che preparò la giovane fanciulla di Nazareth a diventare Tempio del Figlio. Secondo gli apocrifi, Maria, in base alla promessa fatta dai suoi genitori, fu condotta nel tempio a 3 anni, accompagnata da un gran numero di fanciulle ebree che tenevano delle torce accese, con la partecipazione delle autorità di Gerusalemme e tra il canto degli angeli. Per salire al tempio vi erano 15 gradini che Maria salì da sola, benché tanto piccola. Gli apocrifi dicono ancora che Maria nel tempio si alimentava con un cibo straordinario, portatole direttamente dagli angeli, e che ella non risiedeva con le altre bambine, ma addirittura nel Sancta Sanctorum, che veniva invece visitato una sola volta all'anno dal solo sommo sacerdote. Fu infatti anche attraverso questo servizio al Signore nel tempio che Maria preparò il suo corpo, ma soprattutto la sua anima, ad accogliere il Figlio di Dio, attuando in se stessa la parola di Cristo: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». La presentazione della Vergine Maria al Tempio fa riflettere sul legame strettissimo che esiste tra Maria e la Chiesa. Guardare a lei vuol dire guardare al modello più fulgido della vita cristiana, che non solo ubbidisce alla legge, ma diventa punto di riferimento per il camminare nel Tempio del Signore, che è la Chiesa. Lo dice il Concilio. I fedeli di Cristo si sforzano ancora di crescere nella santità per la vittoria sul peccato e per questo innalzano gli occhi a Maria, la quale rifulge come modello di virtù davanti a tutta la comunità degli eletti. L'episodio che oggi stiamo raccontando non è narrato nei Vangeli, però in un modo o nell'altro è finito nella nostra tradizione. Noi ricordiamo il momento in cui Maria è stata portata al Tempio per essere presentata, per essere accolta in questo luogo sacro. È uno stimolo per noi tutti a pensare al nostro rapporto con quello che è il nostro Tempio, la Chiesa, ovviamente intesa non come edificio, ma come edificio santo, è fatto di persone, fatto di anime, soprattutto con Cristo come pietra angolare. Allora chiediamoci: qual è il nostro rapporto con la Chiesa? Siamo capaci anche noi di farci Chiesa, come è stata capace Maria di farsi Chiesa portatrice di Cristo? Cos'è che ce lo sta impedendo, se qualcosa ce lo sta impedendo? Sono tutte domande molto preziose, le domande che dobbiamo porci oggi, insieme a Maria, per averla sempre come esempio di vita e soprattutto come esempio di Chiesa. Santa Maria, prega per noi.